credo di poter dire che ce la siamo meritata. Ovviamente l'ultimo tiro a 2 secondi dalla fine va condiviso con metà classe di Turner e metà fortuna, assolutamente. Però io quello che ho detto ai giocatori è che minuto per minuto di questa partita ce la siamo guadagnata. E poteva stargli di perderla, perché quando vinci di uno puoi anche perdere di uno o di due. Però direi che ce la siamo guadagnata, viste anche le difficoltà che abbiamo trovato, e qui passo un attimo dal punto di vista tecnico, andare in area, perché ci stoppavano ripetutamente, visto che tengono sempre in campo 2 giocatori oltre i 2,8 metri con i 2,15 di Jordan, e ovviamente facevamo fatica. Siamo stati presenti tutta la partita, a parte un inizio, primi minuti balbettante, alla fine ovviamente è stata decisa da episodi nei quali non mi sembra che abbiamo fatto grossolani errori, e per una volta, se la fortuna ci ha dato una mano, credo che ce la siamo meritata. C'è una partita dove i numeri dicono poco, è questa, però insomma sbagliare 10 tiri liberi quando si vince all'ultimo secondo è una questione sempre psicologica, oppure è una questione che vince la birra? No, non è né questo né l'altro, è che noi non siamo molto precisi nei tiri liberi, noi siamo ultimi nei tiri liberi, e questo appartiene alla caratteristica di una squadra e alle caratteristiche di un giocatore. C'è uno che tira bene da 3, che fa assist, che prende rimbalzi e magari è un po' carente nei tiri liberi. Succede di costruire le squadre in questo modo. Ti posso anche dire che se noi avessimo il 75% ai tiri liberi nel girone d'andata avremmo vinto 2 partite in più solo per i tiri liberi. Ma ovviamente ci lavoriamo, ma sono caratteristiche singole dei giocatori, ecco. Non credo sia stata né la tensione né la stanchezza, non siamo dei cecchini sulla linea del tiro libero, e il campionato lo dice. In più non c'era l'ultimo fallo, questo l'ha visto. Secondo me no, però non lo so, secondo me no. Sembrava di no, anche perché ci sono stati tanti contatti durante la partita, e quindi si torna al discorso, sono tutti o nessuno, ma non voglio fare assolutamente nessuna polemica con l'arbitraggio, assolutamente. Qual è la molla che vi spingerà a provarci sempre fino in fondo, nonostante fossero stati dati per morti? Allora, la molla è assolutamente questa partita qua, perché averla vinta col tipo di atteggiamento che abbiamo avuto, ho già detto ai ragazzi che ci darà la molla per fare una grande settimana di allenamento, come è stata l'ultima fatta dopo Reggio Emilia e prima di Bologna, e lavorare con la convinzione, perché no, di poter vincere a Brindisi, perché adesso questa è una molla psicologica importante che trasformeremo, non dico che sarà facile, nella convinzione di andare a Brindisi a giocarcela per vincere. Secondo me non è assolutamente impossibile. Sandro, subiamo mediamente 92 punti a partita, non so da quante partite subiamo più di 90 punti, 78 questa volta, quindi la difesa è stata quella che ha fatto vincere. L'impegno difensivo? Assolutamente sì, lo so che mi direte che è tardi, però stiamo cominciando a capire che in determinate situazioni bisogna fare un fallo e non bisogna risparmiarselo. Questa è la pallacanestro europea e noi stiamo capendolo sicuramente in ritardo, ma non è facile capirlo per chi non l'ha mai fatto. Oggi questo ha pagato il fatto che siamo stati un pochino più costanti, soprattutto con la difesa dal lato debole, che è un po' a volte il nostro tallone d'Achille, ma soprattutto con l'atteggiamento dei giocatori, che credo abbiano dato oggi veramente una bella risposta. Sì, ci hanno messo molto impegno, molto cuore, qualcuno diceva ma non gliene importa più niente, invece abbiamo visto un grande orgoglio e un grande spirito di squadra. Sì, assolutamente, io non ho mai creduto che alla nostra squadra, anche quando abbiamo perso partite brutte, gliela abbia data su. A volte ti mancano proprio le forze dopo un campionato estenuante e stressante come è stato questo per noi, per avere delle reazioni. Oggi nessuno ha abbassato la guardia, tutti hanno dato il loro contributo, ma soprattutto come atteggiamento in un contesto tecnico, cioè non è che uno andava addosso all'altro, atteggiamento in un contesto di concentrazione di cose direi anche ben fatte.